ragazzi e ragazze carissime. Questa parola è per voi, ma nel momento in cui è rivolta a voi, certamente anche per tutti. E tutti siamo chiamati ad ascoltarla. Da una parte perché ci sarà più facile capire che cosa significa stare vicini a questi ragazzi e accompagnarli nella loro vita, nella loro vita di fede. E d'altra parte ci aiuterà a riconsiderare per un momento la nostra vita di fede, quella di noi cristiani adulti per l'età. Ragazzi e ragazze della Cresima, oggi è festa per voi, è un giorno bello, è un giorno di gioia, deve essere così. Ed è bello che festeggiate la vostra confermazione. Perché? Perché voi oggi diventate grandi nella fede, diventate adulti nella fede, diventate maturi, per usare un linguaggio che ci è abituale, potremmo dire che diventate maggiorenni nella vostra vita cristiana. È per questo che è festa, ed è per questo che siamo e siete nella gioia. Ma che cosa significa che diventate maggiorenni nella fede, nella vita cristiana? Nel secolo scorso, a Parigi, c'era un giovane. Il suo nome era Federico. Frequentava la famosissima Università della Sorbona, a Parigi. Era uno studente brillante. Si dichiarava ateo, non credente. Tra i suoi professori ce n'era uno per il quale Federico aveva una grandissima ammirazione, sia perché era un grande docente, sia perché era un premio Nobel. Il suo nome era Ampère, premio Nobel per la fisica. Andava alle sue lezioni e ne rimaneva conquistato, affascinato. Un giorno Federico andava per le vie di Parigi e per una sua curiosità culturale, artistica, entrò in una chiesa. Lui si dichiarava ateo. Entrando in quella chiesa, vide qualcosa che non pensava di vedere mai. In un angolo di quella chiesa, inginocchiato e in preghiera, vide un volto che gli parve di riconoscere. Il volto del suo grande professore, di Ampère. Non credeva ai suoi occhi, tanto che, senza farsene accorgere, si avvicinò per vedere bene, per verificare di non sbagliarsi, e dovette ammettere che non si stava sbagliando. Quell'uomo era proprio Ampère. Dentro il suo cuore iniziò a farsi strada una domanda, ed era questa:
Com'è possibile che un grande uomo, un grande scienziato, un grande professore universitario, un premio Nobel come Ampère, stesse in ginocchio e stesse pregando? Com'era possibile? Questa domanda non gli dava pace. Dopo qualche giorno decise di andare a casa del suo professore. Suonò alla porta e il professore gli aprì. Con gentilezza lo fece accomodare e insieme si sedettero nel salottino della casa del professore. Una volta seduti, Ampère disse a Federico: «Sono contento che tu sia qui. Hai da farmi qualche domanda in merito al corso universitario che stai frequentando?» Ma Federico gli disse: «Professore, no, in verità non sono qui a motivo dell'università. Sono qui per una questione personale». E Ampère gli disse: «Beh, caro ragazzo, non so se potrò esserti di aiuto, però dimmi pure». E Federico disse così: «Professore, io qualche giorno fa sono entrato in quella chiesa di questa città di Parigi. Io mi dichiaro ateo. Per lei ho un'ammirazione sconfinata e sono rimasto scioccato». Il professore gli disse: «Ma perché? Perché?» E Federico continuò: «Sono rimasto scioccato perché io l'ho vista, l'ho riconosciuta. In quella chiesa c'era lei, in ginocchio, stava pregando. La mia domanda è questa: com'è possibile che un grande uomo come lei si metta in ginocchio e si metta a pregare?» Ampère rimase un momento in silenzio e poi rispose così a Federico. Gli disse: «Caro ragazzo, ricordati di una cosa. Io sono grande solo quando prego, e l'uomo è grande solo quando è capace di mettersi in ginocchio ed è capace di pregare». Quel giovanotto universitario, brillante, ateo, sarebbe diventato poi, convertito, il fondatore delle Conferenze di San Vincenzo de Paoli, oggi santo, conosciuto in tutto il mondo per la sua straordinaria opera di carità. Perché abbiamo ricordato questo episodio? Perché voi, ragazzi e ragazze, siete grandi nella misura in cui siete capaci di mettervi in ginocchio e di pregare. Oggi lo Spirito Santo, che vi rende adulti nella fede, vi rende grandi nella fede, vi rende maggiorenni e vi fa questo grande dono, vi farà grandi perché vi suggerirà ogni giorno di mettervi in ginocchio, di mettervi davanti al Signore e di entrare in dialogo con Lui. Avete sentito nella pagina del Vangelo che cosa dice l'apostolo Tommaso a Gesù quando lo incontra? Gli dice così: «Mio Signore e mio Dio». Questa è una preghiera che siete chiamati a ricordare e a ripeterla nella vostra vita. Basterebbe questa quando vi svegliate al mattino, quando andate a dormire la sera, ogni tanto durante la giornata, dire al Signore
mio Signore e mio Dio. Se questo lo farete, sarete grandi, sarete adulti, sarete davvero maggiorenni. Non dimenticatevelo. Lo Spirito Santo che questa sera scende su di voi per suggerirvelo continuamente, per sussurrarvi dentro il cuore: inginocchiati, prega, dialoga col tuo Signore, digli che gli vuoi bene, chiedigli aiuto, confidagli le tue gioie, metti nel suo cuore i tuoi progetti e i tuoi desideri. Continuerà a dirvi: inginocchiati, prega, entra in dialogo col tuo Signore. Così sarete grandi. Ma lo Spirito Santo oggi scende su di voi e vi rende grandi e adulti nella fede anche per un secondo motivo. L'abbiamo ascoltato nella pagina del Vangelo. Gli apostoli ad un certo punto dicono una frase che termina con una esclamazione. Dicono così: abbiamo visto il Signore. La confermazione, il dono che lo Spirito Santo vi fa, è quello di entrare nella vostra vita come vento e come fuoco, come un vento che vi porta e come un fuoco che vi scalda, perché possiate dire sempre a tutti dove vivete: ho visto il Signore. È bello incontrare il Signore. Accoglierlo nella propria vita significa avere un cuore pieno di gioia, di speranza, di amore. Lo Spirito Santo vi rende adulti non soltanto perché vi sussurra: inginocchiati, prega, entra in dialogo col Signore, ma anche perché, come un vento che trascina e come un fuoco che scalda, vi mette nel cuore queste parole che sarete chiamati a dire con la vostra parola e con la vostra vita: ho visto il Signore, io l'ho incontrato e la mia vita è colma di gioia, ho trovato il significato di tutto, Lui è il significato che riempie la vita, l'ho visto e te lo dico perché ciò che ho sperimentato io lo possa sperimentare anche tu. Ecco che cosa lo Spirito Santo oggi vi dona. Non dimenticatelo, non dimenticatelo. Che il cammino della vostra vita sia segnato da questo giorno, sia segnato da questo dono, sia segnato dallo Spirito Santo, che non vi abbandonerà mai. E da dentro il cuore continuerà a dirvi: inginocchiati e prega, ricorda, mio Signore, mio Dio, vai da tutti e di che hai visto il Signore, che la fede è bella e che accogliere Gesù e vivere per Lui riempie il cuore di una pienezza che nulla, null'altro può dare. Lo abbiamo capito. Queste parole riguardano voi, ragazzi e ragazze, certamente riguardano voi, ma queste parole anche ci riguardano tutti, perché quello Spirito Santo che oggi scende su di loro è quello Spirito Santo che è sceso già su di noi e che oggi ancora scende su di noi e che anche a noi dice le stesse cose: mettiti in ginocchio e prega,
ripeti, mio Signore, mio Dio, vai, esci e di con gioia e con slancio, ho visto il Signore, perché altri possano condividere la nostra stessa gioia.